Un'intelligenza che in un certo istante conoscesse tutte le forze che mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la quale natura è conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i movimenti dai più grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo atomo. Per una tale intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi. Quando nello scorso video su Bloodborne abbiamo identificato l'arcano come verità straordinaria, ci siamo chiesti quale progetto evolutivo avesse in mente Mastro Willem. Le intenzioni dell'uomo di elevare la propria coscienza a piani di esistenza superiori sono misteriose e criptiche. Cosa comporta accedere a piani superiori? Com'è possibile farlo e com'è stato fatto? In questo video teoria cercheremo di capire meglio le basi di questo progetto evolutivo e per iniziare dovremmo domandarci cosa si intende per piano di esistenza superiore. Nella cosmologia esoterica, un piano è concepito come uno stato sottile, livello o regione della realtà a cui corrispondono specifiche forme di esistenza. Questi insegnamenti propongono l'idea di un'intera serie di piani sottili o mondi o dimensioni che, da un centro, si compenetrano. Questo evento culmina nell'universo stesso come espressione fisica, strutturata, dinamica ed evolutiva. Tuttavia, trovo che questa tipologia di ricerche non renda giustizia, o meglio, non aiuti a far capire pienamente l'utilità di operare su piani superiori. Ho quindi scelto una strada diversa per indagare il progetto evolutivo di Willem, basandomi su alcune teorie della fisica. So che può sembrare strano, ma vi assicuro che c'è un motivo logico dietro questa scelta. Ovviamente ho semplificato molto le spiegazioni più complesse, in modo che potessero essere fruibili per tutti. Visto che la scienza ha indagato circa la possibile esistenza di dimensioni superiori alla terza, ossia quella in cui ci troviamo, ho pensato che queste potessero fornire una spiegazione riguardo i piani di esistenza. Per parlare delle dimensioni mi sono basato sul brillante video di Rob Brighton, il cui titolo tradotto è Immaginando la decima dimensione. La dimensione è essenzialmente il numero di gradi di libertà disponibili per il movimento di un punto materiale in uno spazio. In poche parole, rappresenta le modalità in cui esso può muoversi e, a seconda di quale dimensione si prende in considerazione, saranno più o meno numerose. Per rendere ancora più semplice questo concetto, immaginiamo un punto di una linea. Esso può muoversi solo in avanti o indietro. Se spostiamo questo punto dalla linea ad un piano, esso acquisirà la possibilità di muoversi in orizzontale. Infine, se lo inseriamo nella terza dimensione, dove è contemplato il volume, esso può muoversi anche nel senso di profondità. Più avanziamo nelle dimensioni e maggiori saranno i gradi di libertà in cui possiamo muoverci. La prima dimensione è quindi identificata solo dalla lunghezza, come quella di una linea. La seconda dimensione aggiunge la larghezza e, ad esempio, potremmo immaginare una figura bidimensionale disegnata su un foglio di carta. Se il nostro disegno fosse vivo e ci guardasse, probabilmente avrebbe una visione di noi molto diversa da quella che osserviamo ogni giorno. Questo perché le sue capacità percettive non gli consentirebbero di osservare pienamente il contenuto della terza dimensione e quindi la profondità ne sarebbe esclusa. Pensateci, Willem ha sempre sostenuto che l'uomo vive su uno dei più bassi piani di esistenza. È quindi incapace di cogliere ciò che si trova oltre. L'unico modo per acquisire maggiore consapevolezza è l'insight, che, collegato per l'appunto all'arcano, permette di cogliere cosa al di fuori della nostra capacità percettiva. Ma c'è anche altro di cui parleremo più avanti. La terza dimensione, essendo quella in cui viviamo, è piuttosto semplice da descrivere e comprende appunto lunghezza, larghezza e profondità. Ma ci sono dimensioni superiori alla terza? Secondo alcune teorie fisiche sì, ad esempio la quarta dimensione è il tempo. Sebbene possediamo una qualche percezione del tempo, non è possibile per noi avere una visione totale, ma viviamo soltanto il presente. Infatti, come per gli esseri di seconda dimensione, noi possiamo vedere in modo limitato il contenuto della quarta, che dovrebbe comprendere l'intera linea temporale, completamente osservabile. Non andrò oltre la quarta dimensione, altrimenti ne uscirebbe un video molto complesso. Vi basti sapere che più si va avanti nelle dimensioni, più si acquisiscono possibilità di movimento che permettono di modificare il mondo circostante. Bene, ora che abbiamo capito cosa sono le dimensioni superiori, dovremmo domandarci come raggiungerle e soprattutto quali benefici vi siano. Ma per farlo dovremmo ricorrere alla teoria delle superstringhe, o come più comunemente nota, teoria delle stringhe.
Ovviamente anche qui si tratta di una spiegazione semplificata che ho adattato dal video del fisico Brian Greene. Per spiegarla dobbiamo partire da due nozioni, quella di dimensioni che abbiamo affrontato e quella di materia intesa come insieme di molecole che formano un qualcosa. Queste possono essere divise in particelle sempre più piccole, infatti le molecole sono formate da atomi. Gli atomi sono formati da elettroni, neutroni e protoni. Neutroni e protoni sono composti da quark, i quali non possono essere più divisi. Secondo la teoria delle stringhe, i quark sarebbero formati da un insieme di filamenti di energia, molto simili a una corda, da qui il nome stringa. Da notare come in Bloodborne, uno dei cordoni ombelicali è chiamato in inglese Cord of the Eye, mentre nella lingua originale, tradotta in inglese in modo più testuale, Pupil String. Questi termini stanno rispettivamente per corda dell'occhio e stringa dell'allievo. Casualmente, entrambi i termini convergono su quello di cui stiamo parlando. Queste stringhe, in base al modo in cui vibrano, ossia il tono di vibrazione, sono in grado di produrre diverse particelle, tutte quelle che compongono il nostro universo. Il modo diverso in cui queste corde vengono fatte vibrare determina la nascita di una o dell'altra particella, e se volessimo speculare, una volta capito come funziona la vibrazione delle corde, cioè come possono essere messe in moto a piacimento, potremmo farle vibrare con i toni che desideriamo e quindi manipolare la materia e l'energia che preferiamo. In altre parole, se esistesse qualcuno in grado di manipolare le stringhe, potrebbe creare la materia, come farebbe un dio. Non si tratta quindi di immortalità o di mero elevamento della coscienza, quello a cui ambisce Master Willem. Il rettore di Bergenwerth aveva compreso bene che la via dell'uomo sarebbe stata quella di eguagliare Dio. I grandi esseri, da questo punto di vista, sono in grado di generare piani di esistenza a proprio piacimento. Se volessimo tornare alla teoria delle stringhe, si potrebbe dire che riescano a modificare le vibrazioni di queste a proprio piacimento. Tuttavia, i grandi esseri non sembrano essere dotati di grande intelletto, e citando Lovecraft, al quale si è ispirato Miyazaki, molte delle sue divinità cosmiche erano creature primordiali, dotate di grandi poteri, ma non particolarmente intelligenti. In Bloodborne non abbiamo grandi esempi di intelletto da parte dei grandi esseri, che sembrano creature piuttosto primordiali per quanto comunque potenti. Infatti, sembrano ben lontani dall'essere illuminato dall'intelletto che descrive la Planche. Questo dovrebbe farci riflettere, non tanto sulla natura dei grandi esseri, quanto più sulla loro condizione. È veramente quella la vera grandezza? Il potere non li ha resi divinità, non li ha liberati dalla sofferenza né dalla morte. Inoltre, creano delle dimensioni oniriche basandosi sul mondo preesistente e sui ricordi degli uomini. Dubito siano capaci di creare qualcosa senza questi supporti. Ma allora, scendere a una dimensione superiore, come hanno fatto i grandi esseri, è inutile? La risposta a questa domanda è no, ma bisogna comprendere una cosa. Quando Willem ha ricevuto la verità straordinaria scoprendo il potere arcano, ha anche compreso che la sua strada sarebbe stata quella di scalare i piani di esistenza o dimensioni che dir si voglia. Tuttavia, il problema risiede nel modo in cui si intende ascendere a dimensioni superiori. Mi spiego meglio, ma per farlo dovremo fare un passo indietro e introdurre una delle scoperte della fisica quantistica. A livello quantistico, la realtà non esiste finché non la si misura. Per semplificare, la realtà è la risultanza fra osservatore ed osservato. Ciò significa che l'universo esiste perché vi è un osservatore, e significa che il sistema di credenze dell'osservatore determina l'esistenza della realtà nella forma in cui egli crede che sia. Questa definizione è di vitale importanza per il nostro discorso. Infatti, in Bloodborne esiste un modo che ci permette di osservare la realtà da una posizione diversa, modificando il risultato di ciò che si osserva. E se vi dicessi che questo modo è il cuore del progetto evolutivo di Willem, ovviamente avrete capito a cosa mi riferisco, ossia l'insight, o come tradotto nella versione italiana, appunto intuizione. Ora abbiamo tutto il necessario per tirare le nostre conclusioni. L'universo sarebbe composto da più dimensioni o piani di esistenza che, salendo di grado, garantiscono più possibilità di movimento, che in soldoni significano più strumenti per modificare la realtà. Le stringhe, ipotizzabili solo in un universo composto da almeno 10 dimensioni, ci spiegano come si forma la realtà e probabilmente anche il modo con il quale può essere modificata.
Inoltre, non sarebbe errato pensare che più si sale di livello dimensionale, più ci sia la possibilità di comprendere come agire sulle stringhe, arrivando a poter creare il proprio mondo. Infine, il metodo per scalare i piani dimensionali, avendone consapevolezza e quindi vedendo cosa avviene in essi, è appunto quello di accumulare punti intuizione, che quindi rappresentano la chiave del progetto evolutivo di Willem. Infatti, essi rappresentano il raggiungimento dell'intelletto illuminato di cui parlava la Planche. Arrivati a questo punto, penso che vi starete domandando: ok, ma se tutto questo discorso fila, com'è possibile l'outcome negativo che c'è stato a Yharnam? Il problema in questo caso non risiede nella teoria ma nella pratica. Infatti, il passo falso di tutto questo discorso risiede nei punti intuizione, o meglio, nella loro natura. Ma parleremo di questo e della piaga delle belve che affligge Yharnam nel prossimo video di questa serie, quindi ti consiglio di attivare la campanella per non perderlo non appena uscirà.